cielo e della visita. Io obbediscono ai venti e alle onde. Noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata dalla base degli amici. La Francia appunto era in questo momento in guerra già con l'impero austro-ungarico e infatti secondo i termini della convenzione navale franco-inglese del 1913 si era deciso che questa parte del Mediterraneo doveva essere in caso di guerra appunto controllata dalla marina francese. La marina austro-ungarica per tutta la durata della guerra più o meno è rimasta nel porto.
combattimenti tra navi austriache e navi francesi. La première carte, elle est de Toulon, où il quitte Toulon, il embarque à Toulon pour regagner en Tunisie, pour regagner le port de Bizerte, d'où il va partir avec le nom Gambetta. Carte postale de Toulon. Lorsque tu recevras cette lettre, je serai sans doute à Bizerte. Nous partons à 2h cet après-midi. Après Bizerte, nous ne savons pas où nous irons, au juste, mais sans doute. I caduti di quella notte sono entrati nella storia di Leuca e vi assicuro, come diceva il professore, che resteranno nel cuore di tutti coloro che ritengono importante fare memoria di un evento. Madame avec Jean-Luc Blanvet et moi-même, représentons notre ville, Brest, mais nous représentons aussi la Bretagne et la France. Signora Sindaco, signora Patricia Adam e il deputato, sono rappresentanti appunto della loro città, della loro città di Brest, anche della Bretagna e anche della Francia. Et donc aujourd'hui, c'est aussi une illustration de ces amitiés qui se passent au... La médaille de l'Assemblée nationale et en particulier de la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Vous mettez à nommer de l'Assemblée nationale française et de la commission de défense de l'Assemblée nationale une médaille pour ricorder ce jour. A te, o grande eterno Iddio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata dalla patria, leviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che le tempeste e flutti seguano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, più forti del ferro che cinge le nostre navi. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, oh Signore, le nostre case lontane, le carigeni. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, ces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve. È importante ricordare che questa giornata è servita soprattutto a fare memoria, a ricordare. Ha permesso alle famiglie qui sont présentes, a quelle che non pu venire, di poter se retrouver ici. Je pense que c'est...